Ah, come si sta bene dentro il cappellino, ora lo apro. Dove sono a dormire? Ah, sono in dinette. No, è vero, non è notte, non è mattina. Ho fatto un pochino la scenetta per farvi vedere che si può dormire in dinette e c'è spazio senza problemi. Il mio Elnagity Loft è veramente facile fare il letto. Ve lo faccio vedere perché è un argomento che mi è stato chiesto. Tra l'altro sono a dormire nel saccappello da Quasar, che è un piumino, ragazzi, è di una morbidezza spettacolare. Andiamo a vedere come si fa il letto in diretta. Video con inquadratura diversa. Mamma mia, che inquadratura strana che è questa. Però vi voglio portare a far conoscere una cosa. Molti mi hanno chiesto come dormite voi in camper. Allora mi è venuto in mente, no, che tanti dicono che fare il letto in dinette è una cosa complicatissima, che è impossibile da fare e è veramente sconvolgente. Io non lo trovo così sconvolgente e non lo trovo così un problema. Anzi, è veramente velocissimo da fare in maniera molto molto semplice. Ho messo proprio questa inquadratura esagerata per inquadrare tutta l'area qua, per potervi far vedere come funziona il letto, diciamo, da creare qua in dinette. C'è un po' di casino sul camper, se lo vedete un po' così, perché vabbè, niente, siamo in fase di allestimento, modifiche, eccetera, quindi c'è un po' di casino. Vi faccio vedere quello che succede quando noi facciamo il letto. Accendo anche di qua, no, questo tanto non serve. Mi vedete comunque. Bene, quindi noi abbiamo la dinettina laterale, la panca di qua dove sto a sedere tante volte a fare il video, i due sedili guida passeggero e di qua laterale c'è l'altra panchettina per poter tenere il tavolo così centrale e stare a sedere anche di qua. Quindi si può stare a sedere tutto intorno. Come si fa a fare il letto in dinette? Intanto vi dico che noi, essendo un 4 a bordo, in quattro a bordo ci dividiamo nei letti perché vogliamo stare comodi. Quindi Simona con Gioia, che è la piccolina, dormono in fondo sul letto, ma quello che loro chiamano matrimoniale, che in realtà è largo circa 1,30 m, quindi sarebbe una piazza e mezzo. Io dormo qua sopra sul letto discendente, che è largo circa 1,20 m, e ci sto bene perché sto da solo, ragazzi, si sta veramente benissimo da soli. E Brian, chiaramente anche lui vuole dormire da solo, vuole avere la sua comodità, dorme in dinette. Quindi tutte le sere noi facciamo il letto in dinette. Forse è per questo che non mi torna difficile farlo, perché noi è tutte le sere e si fa il letto in dinette. Guarda, immagine strana che è questa qua. Quindi andiamo a fare il letto in dinette. Cosa ci serve per fare il letto in dinette? Semplicemente un po' di manualità, niente di che, e un cuscino aggiuntivo. Cuscino aggiuntivo che chiaramente Elnag fornisce di serie per poter creare il letto in dinette. Allora, è veramente una cosa difficilissima. Non ci vuole una magia, trucco di magia, abracadabra, non so cosa dirvi perché è veramente basilare. Porto il tavolo più o meno centrale dove dovrà andare giù. Una volta che sai dove sta, più o meno lo porti. C'è un pulsantino da premere con il piede, dopodiché, premendo veramente con una forza esagerata, il tavolo scende giù tranquillamente e comodamente e si va a incastrare l'unica cosa da stare attenti è di non graffiare magari la pelle, i sedili. Si va a incastrare così e il letto in buona parte è già fatto. Prendo il mio cuscinetto aggiuntivo, lo appoggio qua, prendo lo schienale, eccolo qua, metto lo schienale qua giù, eccolo qua, più o meno lo metto qui, metto il cuscino qua e il letto è fatto. Ci è voluto tanto? Io direi proprio di no. Poi si può mettere un telo sopra. C'è chi usa questi cuscini qua per dormire, sinceramente noi non lo facciamo. Poi sopra, tra l'altro, già, anche questo mi hanno mandato questo saccappello veramente eccezionale. Ora lo apro, vi faccio vedere anche il saccappellino, vera piumettina, questo qui, quello leggero, morbidissimo, ragazzi, è veramente bellissimo. Guardate,
ecco fatto. Questo è il lettino di Brian. Qui ci dorme Brian in maniera comoda, è lungo comunque, largo come tutto il camper. Se da noia si può levare l'altro cuscino, quindi rimane la lunghezza intera, ma qui ci si dorme tranquillamente. Prendo un cuscino e vi faccio vedere. Prendo il cuscino. Ah. Cioè, non è stato difficile fare il letto, eh. Veramente ci si sta bene. Bene, torniamo indietro. Anzi, questo piumino qui, peccato che possiate sentirlo, è di una morbidezza estrema. Anzi, prima di, diciamo che prima di andare a rifare tutto, solitamente conviene andare a richiudere questo in maniera da avere il piano d'appoggio completamente disponibile per poterlo piegare. Guardate veramente quanto tempo ci vuole per farlo, è veramente, ora c'è da ricomprimerlo perché prima era compresso per farlo stare in un buco, quindi lo ricomprimo. Ok, ci è voluto veramente tanto, metterlo a posto, rimettiamo a posto il cuscino qua, fatto. Il cuscino per dormire, tanto il mio lo butto via. Questo è l'unico cuscino che voi dovrete andare a riposizionare, che rimarrà a giro sul camper. Nel mio caso entra anche nell'armadio volendo, però quando si viaggia di solito, noi essendo un 4, l'armadio è abbastanza pieno, lo mettiamo comunque sul letto in fondo, non da noi, anche perché se ti vai a sdraiare sul letto comunque un cuscino lo puoi tenere sotto la testa o te lo tieni sotto le gambe per tenere le gambe su, quindi è un cuscino che comunque non crea alcun problema. E là anche quello in fondo si alza leggermente questa seduta qua per farlo scorrere meglio, ma niente di che. Lo sposto che esca dai sedili e abracadabra, la magia, wow, che bello, ecco fatto, tutto pronto. È così difficile fare letto in diretta? Io direi di no. Bene, grazie per avermi guardato anche in questo video e vi lasscio un codice anche per questo, ve lo lascio perché questo piumino qui è una meraviglia, ci si dorme, ha detto Brian che ci dorme, che è una meraviglia, meglio che di questo, avevamo altri di altre marche, devo dire, ha detto che si sta bene nel Salewa, il mio vecchio saccappello, e in questo. Quindi a voi la scelta, questo costa poco, fra l'altro ora mi sa che è anche in promozione. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.